Ciao a tutti, oggi con questo video tutorial voglio esaudire la richiesta di tantissime di voi che mi hanno appunto chiesto come, anzi non come, mi hanno chiesto se potevo realizzare un mio personalissimo tutorial relativo alla tecnica C2C, corner to corner oppure da angolo ad angolo in italiano. È una tecnica di lavorazione all'uncinetto molto divertente fatta da tantissimi quadratini che formano appunto dei disegni. Si parte da un progetto, da un disegno, quindi da uno schema, dal quale poi appunto si estrapolano i punti per andare a realizzare lo stesso schema su lana o su qualsiasi materiale voi decidiate di realizzarlo. Questa è una tecnica con la quale ci si possono realizzare arazzi, tappeti, coperte, cuscini, ci si possono realizzare veramente molte cose simpatiche e divertenti. Non ci resta quindi che andare a vedere come si fa. Allora, innanzitutto per realizzare il vostro progetto corner to corner avete bisogno di uno schema. O trovate lo schema, o soprattutto se siete alle prime armi, non avete mai realizzato questa tecnica, lo schema ve lo fate e ve lo fate il più semplice possibile, anche perché ho provato a guardare nel web, ma non è che ci siano tantissime cose. Le cose che ci sono sono tutte belle e complicatine. Quindi per chi deve iniziare, magari è meglio che inizi con una piastrellina, con un qualcosa di piccolino che dia modo di impratichirsi. Io vi faccio uno schemino che poi voi potrete copiare per realizzare il vostro progettino piccolino che faremo oggi. Facciamo il fiore del giochino Super Mario Bros. Me l'ha detto mia figlia, mi ha detto: "Vai, fai questo, mamma, che è simpatico, è facile, è veloce", effettivamente ha ragione. Noi lo faremo su una piastrella 18x18, quindi 18 quadratini per 18, che poi sono rettangolini. Io utilizzo per fare gli schemini, quelli piccoli, utilizzo i fogli dei quadernoni di 1 cm, quadernoni a quadretti di 1 cm. Mia figlia li usava alle elementari, io li compravo a pacchi, me ne sono rimasti tanti e quindi li sfrutto in questo modo, li trovate in qualsiasi cartoleria. Andiamo appunto, vi dicevo, a realizzare il nostro schemino di 18 maglie per 18, 18 quadratini per 18 quadratini. 1, 2, 3, 4 e 18. Marchiamo. Ecco qui. E ovviamente in corrispondenza, poi con un righello ci aiutiamo e facciamo la nostra cornice in modo da non sbagliarci, perché diciamo, il grosso di questa lavorazione, perché la lavorazione in sé è veramente molto molto facile, perché sono tutte maglie alte. Una volta che avete capito il verso in cui dovete girare il lavoro per rendere appunto l'angolo ad angolo, è tutto veramente semplice. Se fate uno schema fatto bene, o se avete uno schema fatto bene, è quello migliore, quello che vi fate voi. Allora, tenete presente che tutti gli schemi devono avere la cornice. La cornice deve essere sempre di un colore, in questo caso sarà bianca. Quindi tutta la cornice, quindi il primo quadratino, sarà bianco. Ora, io spesso e volentieri scrivo le lettere del colore all'interno dei miei progetti, però vi consiglio a voi fare proprio i colori in modo che lo vedete. Adesso i colori per realizzare il nostro fiorellino sono il bianco, che è la base del quadernone, quindi la base del foglio. Poi abbiamo il nero, l'arancione, il giallo e il verde. Questi sono i colori con i quali realizzeremo il nostro fiorellino. Adesso dividiamo questa piastrella a metà, diagonalmente, in questo modo. Dividete a metà, perché praticamente noi partiamo da 0 e andiamo ad aumentare. Una volta che avremo aumentato, andremo a diminuire. Adesso andiamo a capire qual è il disegno, quindi facciamo proprio il disegno e lo copiamo. Dal bordo, il primo lo lasciamo perché va tutto in bianco. Vanno in bianco anche le prime 5 maglie laterali, quindi 1, 2, 3, 4, 5 le lasciamo in bianco. E adesso dobbiamo andare a fare in nero 8 caselline, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8 caselline e le ultime 5 vanno lasciate in bianco. Quindi marcate le 8 caselline e le colorate in nero. Una volta che avete capito come si fa, poi vi svilupperete i vostri disegni anche da soli. Adesso andiamo a realizzare altre due caselline nere lateralmente, quindi una e due, così. Se sentite ridere mia figlia con le amichette che sta guardando
un film in TV e stanno ridendo come pazze. E poi facciamo. Adesso io continuo a fare il disegno e poi ve lo faccio vedere terminato. Vi lascio poi fermo il foglio, in modo che se volete fare uno screenshot e avere solo il disegno per poterlo poi riprendere, se volete fare questo, procedo con la realizzazione del disegno. Ecco qui il disegno è terminato. Mi dispiace che il nero non lo avevo più scuro e l'ho fatto con la matita, però comunque si vede. Adesso andate a numerare, se volete, ovviamente. Voi sapete che ogni quadratino corrisponde a un quadratino che noi dovremmo realizzare all'uncinetto. La lavorazione è una lavorazione a serpentina, quindi iniziamo così, poi passiamo così, in su, in giù, in su. Quindi cambiando direzione ogni volta, iniziamo con il primo punto e poi andremo a lavorare ogni piano in una direzione differente. Vedrete, per come ve lo spiego, che capirete tranquillamente il verso dove va, non vi potete sbagliare, però se volete essere più sicuri andate a numerare in maniera corretta il vostro schema, quindi il primo 1, 1, 2 da questa parte, 1, 2, 3 da questa, 1, 2, 3, 4 da questa e via discorrendo, prima da una parte e poi dall'altra. Per lavorare questo progettino, questo fiorellino, io sto utilizzando i filati, questo acrilico della Tessilan, che è il Charlie 3, e utilizzo l'arancione, il bianco, il verde, il giallo e il nero. Iniziamo con il bianco e andiamo a realizzare queste case, questa lavorazione. Vedrete che è veramente una sciocchezza, eh? È molto molto carina, molto divertente questa lavorazione, tra l'altro. Andiamo a lavorare il quadratino. Iniziamo sempre tutti i giri con 6 catenelle, 3 di base, quindi io l'archetto iniziale, no, il capietto iniziale non lo chiudo perché lo conto come punto, 3 e 3 a sostituzione di una maglia alta. Quindi saltiamo le 3 dall'uncinetto e nelle 3 catenelle rimanenti realizziamo 3 maglie alte. Ogni quadratino è formato da 4 maglie alte, 2, e nel capietto iniziale io faccio la mia terza. E poi stringo il capietto. Adesso ho realizzato il mio primo quadratino. Per fare il secondo, quindi vado ad iniziare il secondo piano. Nel secondo piano devo realizzare nuovamente all'inizio 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. 3 le salto perché sono la mia prima maglia alta e nelle altre 3 vado a realizzare 3 maglie alte e questo sarà l'inizio di ogni giro. Quindi 1, 2 e 3. Ora io devo realizzare questo quadratino, questo qui. Per realizzare questo quadratino e tutti i quadratini successivi, devo andare a lavorare tra le 3 catenelle iniziali del giro precedente e la prima maglia alta. Quindi in questo punto, qui ho le 3 catenelle iniziali, qui ho la prima maglia alta, io devo andare a lavorare in questo spazietto. Quindi per andare a lavorare in questo spazietto, come faccio? L'uncinetto ce l'ho qui, non faccio altro che voltare il lavoro in modo che le 3 catenelle arrivino al mio uncinetto e dentro in questo spazio. In questo spazio andrò a realizzare una maglia bassissima per legarmi al quadretino accanto, 3 catenelle a sostituzione di una maglia alta e 3 maglie alte sempre nello stesso spazietto. 1, 2 e 3. Poi muovo un pochino la lavorazione in modo da adeguarla, in modo da togliere i buchini che non mi piacciono per niente. Angolo 1 e 2, angolo 1 e 2. Adesso devo farne 1, 2 e 3. Quindi cosa faccio? Nuovamente 6 catenelle iniziali. Le prime 3 le salto e vado a lavorare nella quarta, la prima di 3 maglie alte. Una, la seconda la lavoro nella seconda catenella e la terza nella terza catenella. E ho fatto il primo di 3 quadretti. Ora devo andare a lavorare nuovamente, come vi dicevo, in tutti i giri, poi sarà così, in tutte le righe sarà così. Andrò a lavorare nuovamente nelle 3 catenelle, quindi qui in fondo, per
poterle lavorare devo averle vicine all'uncinetto. L'unico modo che ho per avvicinare l'uncinetto è girare il lavoro, quindi sotto sopra, dal basso verso l'alto. Entro nello spazietto tra le 3 catenelle, la prima maglia alta, maglia bassissima, 1, 2, 3 catenelle e 3 maglie alte all'interno dello spazietto. 2 e 3. Ora devo andare a lavorare sempre a scaletta, quindi andrò sempre a lavorare la maglia, il quadrettino che ho accanto, nello spazietto del quadrettino che ho accanto. Quindi entro qui, maglia bassissima, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso spazio. 1, 2 e 3. È facilissimo, se non è assoluto, questo è il corner to corner, cioè è tutto qui. L'unica cosa che adesso vi devo far vedere è il cambio colore. Una volta che avete capito come fare il cambio colore, potete andare a fare qualsiasi tipo di lavorazione, perché avete visto che è semplicissimo. Adesso io devo andare a lavorare, adesso ho lavorato le mie 3, 1, 2, 3, ora devo andare a lavorare 1, 2, 3 e 4 e lo faccio nello stesso modo. Quindi inizio sempre con 6 catenelle e vado a lavorare le mie 3 maglie alte saltando le 3 iniziali, quindi dalla quarta inizio la prima delle 3 maglie alte, una, due e 3. Adesso devo andare a voltare il lavoro per cercare le 3 catenelle iniziali, queste, quindi tiro sul lavoro, entro nello spazietto tra le catenelle e la maglia alta, maglia bassissima, 3 catenelle a sostituzione di una maglia alta. E nello stesso spazietto altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E ora vado a lavorare, come vi dicevo prima, a scaletta, quindi andrò a lavorare nel quadratino accanto, quindi nello spazietto del quadratino che ho accanto. Così, maglia bassissima, 1, 2, 3 catenelle, 3 maglie alte nello spazietto, 1, 2 e 3 maglie alte. Nuovamente quadratino accanto, entro nello spazietto, maglia bassissima, 1, 2, 3 catenelle, 3 maglie alte, una, due e 3 maglie alte. E questo qui è il difficilissimo corner to corner, è proprio veramente facile facile, ragazze. Adesso andiamo a realizzare altri 5 quadratini in bianco, quindi nuovamente 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, le salto, vado a lavorare le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte, cerco la mia, le mie 3 catenelle, volto il lavoro, entro nello spazietto e lavoro maglia bassissima, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso spazio. Una, due e 3 maglie alte. E ora e sempre vado a lavorare sopra il quadratino che ho accanto. Quindi nello spazietto tra le 3 catenelle, la prima maglia alta del quadretto accanto, maglia bassissima, 3 catenelle e procedo così sino a terminare tutti e 5 i miei nuovi quadratini. Una volta che avremo terminato di lavorare questi 5 quadratini, siamo così, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 quadratini, ora iniziamo a lavorare questi, dove iniziamo i cambi di colore. Quindi li segniamo così almeno vedete dove sto lavorando. E il conteggio lo iniziamo dalla parte opposta, quindi l'uno è qua, andiamo qua. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso l'uno lo lavoriamo in bianco, 2, 3, 4 li lavoriamo in nero, il 5 e 6 nuovamente in bianco. Nuovamente 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle e le nostre 3 maglie alte saltando le prime 3 catenelle di base, quindi una, 2 e 3 maglie alte. Adesso dobbiamo andare a lavorare qui in questo punto, quindi dove abbiamo le 3 catenelle iniziali del quadratino che abbiamo accanto a quello dove abbiamo costruito
il successivo, quindi è qui. Per arrivarci non facciamo altro che piegare verso l'alto il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare il secondo quadratino, però lo abbiamo in nero. Quindi cosa facciamo? Entriamo all'interno dello spazietto con l'uncinetto, prendiamo il nero, facciamo passare il nero attraverso lo spaziettino e chiudiamo la maglia bassissima iniziale col nero. Poi tiriamo, adesso poi vi faccio vedere come fare a far sparire i fili di lavorazione, 3 catenelle, e ripetiamo esattamente tutti i passaggi che abbiamo fatto prima. Quindi nello spaziettino lavoriamo le nostre 3 maglie alte. Una, due e tre maglie alte. Ora andiamo a lavorare sempre a scalino e dobbiamo lavorare in nero ancora due, sempre in nero. E quindi entriamo nello spazietto accanto, cioè noi dobbiamo avere le 3 catenelle in linea con l'uncinetto. Entriamo nello spazietto, maglia bassissima, 3 catenelle e 3 maglie alte. Una, due e tre maglie alte. Stessa cosa, scalino successivo, entriamo, bassissima, 1, 2, 3 catenelle, una, due e 3 maglie alte. Adesso dobbiamo nuovamente cambiare colore, dobbiamo riprendere nuovamente il bianco. Tagliamo e poi vi faccio vedere come fare sparire i fili di lavorazione. Prendo il bianco, entro nello spazietto del quadratino successivo, chiudo la maglia bassissima, 1, 2, 3 catenelle e 3 maglie alte, una, due e 3 maglie alte. E ora faccio anche l'ultimo quadratino in bianco, quindi entro subito accanto. 1, 2, 3 e 3 maglie alte. Una, due e 3. Così. E ho lavorato questa parte adesso. Ora andiamo a lavorare questa e abbiamo un terzo cambio colore, perché dobbiamo andare a cambiare anche con il verde. Quindi andremo a fare il primo quadratino in bianco, il secondo e il terzo li facciamo in nero, il quarto e il quinto in verde, il sesto in nero e il settimo nuovamente in bianco. Andiamo a fare nuovamente 6 catenelle e lavoriamo il primo quadratino come facciamo sempre, quindi saltando le prime tre, facendo le 3 maglie alte nelle restanti 3 catenelle, 2 e 3. Andiamo a recuperare le 3 catenelle sottostanti, quindi tiriamo in su il lavoro. Adesso noi la seconda la dobbiamo fare in nero, quindi tagliamo il nero, entriamo nello spazietto e tiriamo dentro il punto in nero, così, 3 catenelle. 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte. Anche il terzo punto lo facciamo, il terzo quadratino lo facciamo in nero, quindi scaletta, quadratino accanto, entro nello spazietto, maglia bassissima, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso il quarto dobbiamo fare in verde, quindi tagliamo il nero. Ora poi vediamo come farlo sparire. Prendiamo il verde, entriamo nello spazietto tra le 3 catenelle e la maglia alta del quadrettino successivo e chiudiamo la maglia bassissima con il verde. 3 catenelle, 3 maglie alte, una, due, tre maglie alte. Il punto successivo lo dobbiamo nuovamente fare in verde, basta contare, eh? Se voi scrivete i punti, poi 1, 2, 3, 4, devo fare il 5, il 5 com'è? Verde. Perfetto, allora entro
nel punto successivo, nello spazietto successivo, e faccio nuovamente il gruppo di punti 1, 2. E 3. Ora devo lavorare il sesto è il nero, quindi nuovamente prendo il nero, entro, chiudo la maglia bassissima con il nero, 1, 2, 3 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte, l'ultimo com'è? Il settimo è in bianco, quindi entro sempre a scaletta, quindi sempre nel quadratino accanto, riprendo il bianco, chiudo la maglia bassissima, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora andiamo a vedere come fare a far sparire i fili di lavorazione. Adesso noi abbiamo la lavorazione così, quindi questa è la parte del diritto del lavoro, ok? Quindi voltiamo il lavoro e andiamo a far sparire tutti i fili sul rovescio. Ora io vi faccio vedere come farne sparire uno o due e poi voi lo fate con tutti quanti i fili. Se vi danno noia mentre lavorate, allora fate un piccolo nodino. Dopodiché andate a fare sparire il filo in corrispondenza del colore. Quindi io adesso faccio sparire il filo bianco e lo farò sparire in corrispondenza della lavorazione in bianco, entrando all'interno dei punti lavorati in questo modo, così, e poi entro sotto per 3, 4, 5 punti in questo modo, poi muovo un po' il lavoro per adeguare il filo all'interno e taglio. Qui ho il nero e faccio la stessa cosa, quindi inserisco il filo nero nell'ago e poi vado a lavorare, vado ad entrare, scusate, nei punti già lavorati. Poi dipende anche dal filato. Questo è un filato abbastanza sostenuto, quindi non serve fare tantissimi giri, cioè farlo passare attraverso tantissimi punti. Se state lavorando magari con il cordino, che è un materiale molto più scivoloso, vi conviene farlo. A questo punto potete continuare la lavorazione. Vi ripeto, io li tolgo poi tutti alla fine, perché tanto me noia non me ne danno. Li faccio passare però ovviamente tutti dalla parte del rovescio, quindi con l'uncinetto entro e passo dal rovescio. Così. Adesso procediamo con la lavorazione e vado a marcare la riga successiva che partirà con l'1 da questa parte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Inizio con il primo quadratino in bianco e procedete in questo modo sino ad aver completato la mezza parte, andando sempre a marcare una riga dietro l'altra. Quindi adesso l'1 noi lo avevamo di qua, nella diagonale successiva andiamo a marcarlo di qua. Quindi 1, il primo sarà bianco, il secondo sarà nero, il terzo verde, quarto verde, quinto verde, sesto verde, settimo verde, ottavo e nono saranno bianchi. Avevo già iniziato il giro delle diminuzioni, poi mi sono resa conto che non lo ha registrato, quindi ve lo faccio rivedere. Io il primo l'ho fatto e ormai non lo disfo, ve lo dico. Dunque, dovete lavorare tutte le maglie sino a quando ne avete lavorate 18 in diagonale, quindi avete preso tutta la diagonale della lavorazione, quella che io vi ho segnato prima con la matita. Ma quella è l'ultimo punto, l'ultima riga dove noi aumentiamo, l'ultima diagonale dove noi aumentiamo. Da adesso in poi andiamo a diminuire. Ora io la prima diminuzione l'ho fatta in questo senso, quindi verso l'alto, adesso la faccio verso il basso. Quindi vado a marcare i miei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, 18, 17, 16, perché adesso andiamo ovviamente a scalare, ok? E quindi adesso andiamo a vedere come si effettua la diminuzione.
e si effettua così dalla prima maglia, ovviamente. Adesso voi qui ne vedete una in più che è quella che ho fatto prima, però all'inizio voi fate la stessa cosa che faccio io adesso. Andate, noi dobbiamo andare a lavorare in questo punto adesso. Ora non dobbiamo più voltare il lavoro, adesso dobbiamo andare a seguire la lavorazione che abbiamo per arrivare a lavorare sempre sulle 3 catenelle, nello spazio che c'è fra le 3 catenelle e la maglia alta, però questa volta linearmente, ora lo vediamo insieme. Per arrivare a lavorare in questo spazietto, noi dobbiamo andare a fare delle maglie basse. Una, due e la terza la facciamo all'interno dello spazietto. E procediamo con la lavorazione del punto esattamente così come abbiamo fatto finora. Quindi facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e 3 maglie alte nello spazietto. 1, 2 e 3 maglie alte. A questo punto procediamo esattamente nello stesso modo, quindi andremo a lavorare sempre a scaletta. Quindi adesso andiamo a fare la seconda maglia in bianco accanto. Quindi noi qui abbiamo l'altro spaziettino tra le 3 catenelle e la maglia alta, entriamo qui, maglia bassissima, 1, 2, 3 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte e abbiamo realizzato le prime due. Ora la terza ce l'abbiamo in nero, quindi andiamo a tagliare il bianco, prendiamo il nero e facciamo così come abbiamo fatto finora. Quindi entriamo nella casella, nello spazietto accanto e andiamo a realizzare i nostri punti così come abbiamo fatto sino adesso. Quindi anche in questo caso facciamo la nostra maglia bassissima, le 3 catenelle, le 3 maglie alte nello spazietto, 1, 2, 3 maglie alte. Adesso la quarta la facciamo in arancione, anche in questo caso andiamo a lavorare qui. Ora è più semplice ancora di prima perché andiamo a lavorare linearmente senza bisogno di voltare il lavoro. 1, 2, 3 catenelle. 1, 2, 3 maglie alte. E quindi procediamo a lavorare le maglie con i colori che abbiamo nel nostro schema sino alla penultima, sino alla quindicesima maglia e poi vediamo come voltare il lavoro. Procediamo adesso con la lavorazione dell'ultimo quadratino. Abbiamo fatto il quindicesimo in bianco, adesso facciamo il sedicesimo, quindi entriamo accanto e questo lo farete ovviamente per tutti i giri di ritorno. 3 catenelle, 3 maglie alte all'interno dello spazietto, 1, 2, 3 maglie alte. Adesso ci dobbiamo attaccare al quadratino precedente, quindi entriamo nello spazietto accanto, facciamo una maglia bassissima e abbiamo terminato. Ora voltiamo, facciamo nuovamente le 3 maglie bassissime, saltiamo la prima, entriamo nella seconda, una, due e la terza la facciamo all'interno dell'archettino e procediamo con la lavorazione, quindi 1, 2, 3 catenelle. Una, due, tre maglie alte e poi andiamo a tagliare il filo, a cambiare colore con il nero e così via, fino ad arrivare all'inizio. Lo rivediamo un'ultima volta. Noi dobbiamo andare sempre a lavorare nello spazietto che c'è tra le prime 3 catenelle e la maglia alta successiva. Per arrivare qui dobbiamo fare delle maglie bassissime, quindi saltiamo la prima maglia, ne facciamo una, due sulla seconda e all'interno dello spaziettino facciamo la terza, così. 1, 2, 3 catenelle e all'interno dello spazietto 3 maglie alte. 1, 2,
e 3 maglie alte. E procediamo adesso come prima. Dobbiamo andare sopra il quadrettino accanto, quindi entriamo all'interno con l'uncinetto e controlliamo il colore. Dobbiamo andare in nero, prendiamo quindi il nero e facciamo il nostro quadrettino in nero e procediamo nello stesso modo con il quale abbiamo realizzato tutto il resto del progetto. 1, 2, 3, 4, quindi 3 catenelle e 3 maglie alte, e poi procediamo con i vari cambi colore, sempre entrando nello spazietto che abbiamo accanto alla punta dell'uncinetto, no? Viene automatico una volta che ci alziamo con il quadrettino precedente, arriviamo proprio al livello del quadrettino successivo. Quindi entriamo all'interno dello spaziettino e procediamo con la lavorazione di tutti i nostri quadrettini. Quando arriviamo al termine dei quadrettini, io adesso l'ultimo lo devo realizzare in bianco. Vado a fare l'ultimo quadrettino in bianco, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Mi inserisco sempre nello spazietto accanto, però questa volta faccio una maglia bassissima e non proseguo. Vedete, in questo modo la lavorazione si stringe andando a realizzare l'altra parte del quadrato. Quindi procediamo con seguire lo schema sino a quando arriviamo al termine. Una volta che avremo terminato il penultimo quadratino, andiamo ad agganciarlo come facciamo sempre alla fine del quadrato, poi voltiamo il lavoro e procediamo con la lavorazione dell'ultimo quadratino. Quindi andiamo a chiuderci con due maglie bassissime, una, due maglie bassissime, entriamo nell'ultimo spazietto, maglia bassissima, una, due, tre catenelle e le ultime 3 maglie alte. Quindi una, due, tre maglie alte e ci chiudiamo definitivamente nell'ultimo angolino dell'ultimo blocchetto. A questo punto tiriamo, tagliamo, fermiamo il filo e lo facciamo sparire definitivamente come tutti gli altri fili che faremo sparire. Ecco qua, questo è lo schemino e questo qui è il disegno realizzato. Vedete, è veramente molto molto facile, molto simpatico e il risultato è davvero divertente. Con questo sistema davvero ci potete realizzare delle coperte, dei cuscini, dei tappeti. È veramente simpaticissimo, un sistema di lavorazione veramente molto 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 divertente. Bene, a questo punto l'avete capito, il nostro tutorial è terminato. Io spero con questo di aver accontentato le tantissime amiche che, malgrado nel web ci siano un sacco di tutorial relativi alla tecnica corner to corner, quindi da angolo ad angolo, mi hanno chiesto se facevo il mio tutorial e io ve l'ho fatto con tutto il cuore. Bene, non mi resta che ringraziarvi come al solito per avermi seguito. Vi aspetto tutti sul gruppo di Facebook, gli amici dell'angolo di Chris. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!